Luca Di Fulvio, il tuo ultimo romanzo si intitola La figlia della libertà, è pubblicato da Rizzoli. Tu sei uno scrittore italiano di grande successo all'estero, in particolare in Germania e in Francia. Mi chiedo se ti piace essere definito un cervello letterario in fuga oppure no. No, no. Io sono un emigrante con la valigia di cartone che è capitato là per caso. I cervelli in fuga ci vanno apposta. Io mi ci sono trovato. La migrazione, tra l'altro, è un tema di questo tuo ultimo romanzo e arrivata per caso ti ha portato molta fortuna. Moltissima, moltissima. Già il primo romanzo che ha avuto fortuna era già un romanzo di migrazione negli Stati Uniti. Qui invece siamo a Buenos Aires. Tra la Sicilia, da dove tutto comincia, l'Europa centrale, poi Buenos Aires. Mi chiedevo che cosa hai imparato in questi anni, parliamo di grandi numeri, 1,5 milioni di lettori in Germania, 300-400 mila in Francia, che cosa ti ha insegnato questo rapporto con lettori intanto di una lingua diversa e anche di una cultura non proprio identica alla nostra? No, non affatto identica alla nostra. Beh, oddio, quella francese, sì, simile, cioè non sì, a caso cugini. Siamo cugini. Con i tedeschi quello che più ho imparato è il rispetto del lavoro, una precisione che noi spesso critichiamo e amiamo la nostra improvvisazione, che secondo me è straordinaria comunque, però io ho visto un'applicazione del metodo così precisa e una cosa che io ho adorato è che ho sempre detestato il politicamente corretto a prioristicamente, perché fa capire che i pregiudizi sono delle boiate, però invece in Germania mi hanno insegnato che il politicamente corretto è una forma reale di rispetto linguistico. E in Francia? I francesi sono persone che ti adottano, a un certo punto se ne fregano del colore della tua pelle, da dove vieni, ti adottano e tu sei francese. Io sono diventato francese per i francesi. Però sei un figlio adottivo che è alla disperata ricerca della sua famiglia d'origine, potremmo sì, dire così. Sì. Tu ci tieni tantissimo e l'hai detto insomma più volte, e lo diciamo anche qui, a tornare a casa. Sì. Quindi un migrante che è per caso è partito, ha avuto successo in Germania, in Francia, che sono comunque paesi anche dal punto di vista del mercato letterario duri. Straordinario. Molto importante avere successo lì. Vuoi tornare a casa? Perché è così importante che questa figlia della libertà faccia breccia, che sta andando bene già anche in Italia, ma insomma qui da noi, perché tornare a casa? Ma sai, questo scritto in italiano è il mio vero libro, nel senso che io scrivo in italiano, dopodiché il resto è traduzione o tradimento in qualche modo. La lingua nella quale scrivo è questa, cioè questo è Luca Di Fulvio. Quindi tu, se posso, il tuo successo all'estero lo devi condividere dal punto di vista simbolico con i traduttori. Beh, ma sai che spesso infatti mi domandano com'è la ragione del tuo successo, io dico perché scrivo in italiano, faccio schifo come scrivo in italiano, ma ho dei traduttori pazzeschi. Sì, la devo dividere con i traduttori, certo. Anche su lingue che non conosci, immagino, molte tedesco. Anche su come lingue si fa che non a venire a patti. Perché lingua te lo spiegano? Perché i traduttori ovviamente parlano l'italiano e ti spiegano che quella cosa non funziona in tedesco, in francese, non è così che si dice, se traduci letteralmente sembra un'altra cosa. Parlando di politicamente corretto anche e di questo tuo ultimo romanzo in cui ci sono la migrazione e la violenza contro le donne, ci sono molti personaggi molto belli, sia donne che uomini, però fin dal titolo insomma la protagonista certo. È un po' la donna come possibilità di riscatto anche per gli uomini. Mi chiedevo se è un tema che è sempre stato tuo oppure se l'hai messo visto anche l'aria che tira, visti i temi. Il Me Too. Sì. No, è una domanda maliziosa, però okay. Sì, ma è giusto che tu me la faccia. In realtà è il primo romanzo, mi permetto di dire questa cosa, femminista che scrivo. Di solito i miei personaggi principali sono uomini e sono soprattutto ragazzi, molto giovani. Ah, vedi, quindi c'è stato comunque una novità in questo senso. C'è una novità, sì, in questo senso c'è una novità. Perché quando mi sono documentato ho scoperto un mondo in cui c'erano 2 milioni di abitanti, di cui 1 milione di uomini, ed erano quasi tutti maschi a Buenos Aires. Quindi tu capisci che la prostituzione era un mercato straordinario. Ho cercato di immaginarmi a scrivere un romanzo sulle donne in un mondo di maschi. Mi viene da chiederti, non so se sei d'accordo, e non so se sono d'accordo nemmeno io, nel senso che ipotizzo. Ecco. Forse più spesso gli scrittori uomini si prendono la briga e anche si sentono in grado di dare voce a dei personaggi femminili che non il contrario. Così a naso mi viene da pensare. Beh,
diciamo che sicuramente gli scrittori sanno che il mondo dei lettori è fondamentalmente femminile e questo non può non incidere minimamente. In realtà ogni volta che sono a un festival e compare un lettore uomo, io lo bacio e lo abbraccio e gli dico bravo che tieni alto il nostro livello. Perciò scrivere di donne non dico che sia forzato, però entri in un mood, entri in una suggestione, perché tu sai che stai parlando a molte donne e piano piano, se hai la dote dell'ascolto, un po' cominci a sintonizzarti con il mondo femminile. Beh, del resto questo romanzo è anche dedicato a una donna in particolare, che è tua moglie. Mi chiedevo che voce volevi dare con questo romanzo alle donne. Secondo te perché c'è questo fenomeno della violenza contro le donne che non riusciamo a sconfiggere, che è evidentemente una cosa che ti ha toccato visto che ce l'hai messo dentro? Perché è il segno dell'impotenza maschile. Lo so che sembra un paradosso, no? Perché c'è la violenza e io dico impotenza, però io credo che l'unico modo che un uomo ha di dominare una donna è quello di passare alle vie di fatto, che sono quelle della forza, della violenza, della sottomissione. L'uomo tende molto spesso a non dialogare con le donne e a non ascoltare. Io insisto sull'ascolto, perché secondo me uno scrittore deve ascoltare i propri personaggi, un essere umano deve ascoltare gli altri esseri umani. Penso che l'ascolto sia una delle qualità migliori dell'essere umano. La tua stessa storia però di scrittore, diciamo, non ti piace essere chiamato in fuga, migrante per caso, scrittore italiano, migrante per caso è un bel titolo. Meriterebbe un romanzo, nel senso che c'è del caso, c'è qualcosa di rocambolesco, c'è della determinazione, ce la racconti un po'? Sì, c'è della fortuna. Che aiuta. Beh sì. Secondo me, quando incontro le persone che hanno avuto successo e che non mettono come prima causa la fortuna, sospetto. Prima, tu diresti? Sì, sì. La prima è la fortuna, certo. Il mondo è pieno di gente di talento che non ha successo, perciò... E com'è andata allora per te? Per me è andata che è uscito un romanzo in Italia, non andava bene, per cui io ho smesso di scrivere e mi sono dedicato a altro, arrabattandomi nella vita, finché in Germania ho un editore molto potente, che pubblica Dan Brown, Ken Follett, quindi... E però con il passaparola... È partito e mi hanno chiamato 100.000, 200.000, 300.000, è cominciato a crescere finché sono diventati 1.000.000, tu hai detto 1.500.000, sono 1.400.000 copie del primo libro. Nel totale poi dopo ovviamente sono molte di più, certo, perché ho scritto altri 3 libri. Dopodiché nessuno mi voleva in Francia e invece un povero pazzo a un certo punto ha deciso di aprire una casa editrice, come se ce ne fossero poche. Per pubblicare te? E il primo libro che ha comprato è il mio, per 4 soldi. Dopodiché adesso di quel libro ha venduto più di 300.000 copie. Ed è bello perché ho un editore potentissimo e un editore minuscolo. E però il fil rouge di queste due cose sono i librai. I librai sono gli spacciatori, esatto, dei libri, ne hanno tanti e devi sperare che si innamorino del tuo, sono loro che li distribuiscono, scelgono quale si vede meglio, brava, quale suggerire alla signora che è indecisa. Bravissima. Conoscono quella signora, conoscono e dicono i suoi gusti. Guarda che questo libro ti piacerà, perché sai, con un editore grande, io non so, Francoforte, adesso alla fiera di Francoforte era tappezzata pure gli autobus del mio faccione rugoso. Ma in Francia ero veramente non un è così nessuno. In Francia ero veramente nessuno e nessuno era questo editore. C'è stata una prima libraia a Deauville, che è un paesino del nord della Francia, molto elegante, la quale ha telefonato a France 2 e ha detto: leggete questo romanzo perché è meraviglioso. E quelli di France 2 l'hanno letto, hanno trovato che fosse meraviglioso e France 2 al telegiornale dell'Una di sabato ha detto: c'è un nuovo caso letterario, Monsieur di Fulvio ha scritto, e per cui è partito così per i librai. Ma che bellezza! Ed è quel libro che è finito nell'esame di maturità? Ed è il libro che è finito, brava, nell'esame quest'anno. Cioè, io non credo che possa, diciamo, esistere un premio letterario. In Italia è La Gang dei Sogni, là è Le Gang des Rêves. Non credo che possa esistere un premio uguale, cioè alla maturità gli studenti che portavano lingua italiana hanno fatto un tema su di me. Ho fatto anche delle cose un po' scaramantiche, perché da noi siamo abituati che devi essere morto.
No, ti auguriamo lunga vita e anche ai tuoi libri. Sì, anch'io me lo auguro. Senti, quindi uscendo all'estero, diciamo in Germania, in Francia, con un nuovo libro, vivi un po' di rendita del successo che hai avuto? Beh, sì. E com'è vivere di rendita? È un po' pericoloso, perché se passi dalla parte di chi è sicuro di sé, sei fottuto. Sei fottuto perché comincerai a scrivere non per te, cioè non quello che senti, ma per soddisfare le esigenze altrui e quello che ti aspetti. E quello che ti aspetti è sbagliato a priori, cioè cominci a immaginare quello che i lettori vogliono da te. Io ogni tanto sento qualcuno dice i miei lettori o i miei spettatori, non lo puoi sapere chi sono. Perciò il vivere di rendita ha questo rischio che tu ti ripeta, e se ti ripeti vuol dire che la mattina ti svegli senza farti domande, senza porti dubbi, senza pensare che puoi scrivere una schifezza, e quindi oggi vale come ieri e varrà come domani e sei fregato. Ci hai voluto mettere il tema della migrazione perché ti permetteva di aprire un'avventura sul nuovo mondo, oppure c'è qualcos'altro? No, io non ho una famiglia di migranti, però insomma credo che gli italiani siano tutti migranti, in qualche modo è un tema che ci riguarda molto da vicino, ovviamente, siamo stati tutti migranti, anche se ultimamente mi sembra che ce lo siamo dimenticato, però in generale mi sembra strano raccontare la storia di un argentino. Sono italiano, quindi sento la necessità di partire dall'Italia, però mi affascinava moltissimo questo mondo. Sai, loro dicono descendemos de los barcos, gli argentini, sì. Cioè discendiamo dalle navi. Le loro origini non sono con gli etruschi, i romani, i maya, ma sono sulle navi, sui transatlantici che arrivavano portando migranti. Siccome in questo tuo ultimo romanzo, La figlia della libertà, c'è un richiamo a una storia tragica realmente accaduta e andata avanti per molto tempo, mi piacerebbe sapere come ci sei arrivato e che tipo di ricerca hai fatto. Ma mi ci sono imbattuto per caso, in realtà. La storia iniziale, la prima stesura, raccontava un'altra storia. Però io sono uno che tanto a scuola detestava la storia quanto adesso la adoro, per cui sto sempre lì a spiluccare, a guardare, e mi sono imbattuto in questa cosa incredibile, incredibile nel senso di proprio di poco credibile. Per 80 anni una falsa società filantropica veniva nell'est d'Europa e reclutava ragazze tra i 13 e i 17 anni, promettendogli di fare le servette, di trovare un matrimonio, di levarle dai pogrom, dalla povertà schifosa nella ragazze quale vivevano. Ebree. Ragazze ebree. E le portavano in Argentina, dove venivano chiuse in questi bordelli e venduti a un prezzo inferiore a un chilo di pane. Una vera e propria tratta delle schiave. Beh, è una Shoah. Sì, sì. Sì, questa è una Shoah. La cosa molto affascinante di questo romanzo è che tiene insieme un intreccio complesso di molti personaggi che a un certo punto si incontrano tutti come se fosse la scena madre di un film che ha preparato una serie di duelli e di rese dei conti. C'è Rosetta che viene dalla Sicilia, c'è Rachel, poi Raquel che viene dalla Polonia, ci sono gli sfruttatori di queste ragazze, c'è questo meraviglioso Rocco che è un personaggio maschile femminista, direi. Credo che sia più ancora innamorato delle donne. A un uomo è sufficiente essere innamorato delle donne, e cioè significa portare rispetto, e oggi sembra femminista, ma in realtà sarebbe molto naturale per un uomo rispettare una donna. Senti, cosa vorresti dall'Italia? Vuoi tornare a casa? Che cosa vorresti, come vorresti che fosse accolta questa tua storia? Come vorresti che fosse accolta la tua storia di scrittore che ha avuto successo per caso all'estero e che torna a casa? Quello che mi piacerebbe, ma che sto avendo, che la gente dica che bello questo romanzo così duro, però è pieno di sogni, di speranze, alla fine riescono a vedere che io credo nella voglia di lottare per i propri sogni. I tre personaggi si chiamano tutti e tre con la R, sì. Perché per me è rinascita, è ricominciare, mi piace l'idea di ricominciare. Grazie. Grazie a te.